qui con noi il coach Saccoccia, Claudio Saccoccia, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, una bellissima partita, un fine campionato finito bene questa sera con la grande e strepitosa vittoria contro l'Eurobasket Jesi. E quale sarà il futuro per la sua squadra? Ma abbiamo finito proprio con i botti, una partita fantastica in alcuni tratti, positiva sicuramente. Pensando che 3 anni fa con questa squadra prendevamo 50 punti e oggi abbiamo vinto alla grande, ci fa guardare il futuro con grande serenità e positività. Avremo dei tornei, mi sembra così, mi ha detto il presidente quest'estate, da parte del settore giovanile. Sì, adesso inizieremo con il ponte del 2 giugno con l'Under 13 e poi a seguire nel prossimo weekend con l'Under 17, un torneo che abbiamo dovuto anticipare causa alle finali nazionali Under 17 che si svolgeranno a Porto San Del Pio e Civitanova, sicuramente una vetrina importante spero per le nostre marchigiane e ci farà davvero vedere dove siamo arrivati. Claudio, lei che è il responsabile del settore giovanile, come sarà il prossimo anno? Ma sicuramente dovremmo puntare sul gruppo 98, ci sono buone probabilità che rimangano quelle di Civitanova e in più rinforzeremo il nostro gruppo con qualche elemento di Recanati con cui già c'è un accordo, quindi speriamo bene. Concludiamo con quest'ultima domanda, 2 parole per la Twins e Bastiani per quello che ha fatto in questi anni. Servizi foto spettacolari, grazie a tutti. Grazie.